Piazza Vito, oggi 1º febbraio, abbiamo qui il Duca finalmente con l'anno nuovo, il 1º febbraio durante la vigilia delle festività di San Del santo Biagio. patrono del Allora, nostro. signor Duca, domani è Dica. la Candelora, quindi che cosa succede a Maratea alla Beh, niente, Candelora? dovrebbe fare pure bel tempo, abbastanza bel tempo. Domenico bello, ma dovrebbe fare bel tempo, dovrebbe fare tempo buono. Sorridi. Dovrebbe mantenere il Un sole. sorriso, Forse salve. qualche pioggia. Oh, ci siamo sbarbati, ci siamo fatti la barba, Oh, così per la Candelora. sembriamo più giovani, sennò sembravamo troppo Ma come vecchi. si dice? Che La quando è Candelora. a Candelora venne uscito fuori, qua, come Quando la funziona? Candelora venne uscito fuori. Però auguriamocela Ondone è sinceramente. uscito In ogni fuori. vico. In ogni vico. Ah no, quella è una brutta cosa che gioca fuori da casa, se tanto già ti chiamano tono, quello toccando, questa no, non ti metto, questa no perché. Allora, signor Duca, invece la festa di San Biagio come va? Lei sta facendo la novena o no? Dovrebbe procedere, anzi forse domani sera dovrete stare pure nella grotta per tenere compagnia al santo spiritualmente, Santo spiritualmente, santo di Sebaste, quindi il 3 quest'anno, come si prepara No, Maratea Maratea si per prepara abbastanza questa? bene, noi stiamo lavorando spiritualmente, esotericamente, che l'anno prossimo ci sia veramente un gemellaggio con tutte le zone che vengono in San Biagio, come dice l'amico Domenico Sarsale, che ci sia un gemellaggio, vengono parecchie persone a maggio, la festa solenne di maggio sia una festa solenne migliore di Allora, signor Duca, tutte, facciamo gli auguri a a tutti i tutti i Biagi Biagi, già in anticipo. Maratea, E allora andiamo in questa vicenda politica che sta attanagliando Maratea e i marateoti. Anche Sull'area marina protetta, lei è d'accordo o è io dico, contrario? non sarebbe, se fatta positivamente, non sarebbe una cattiva idea, non sarebbe un'idea Ma malvagia. perché molti non la vogliono? Perché non sappiamo poi gli intrallacci, se prenderanno forti i poteri forti locali, se prenderanno forti i provincialismi, queste cose qua, il patronaggio, insomma, chiamiamolo Quindi così. Io lei sarei favorevole, ora lei come non sarei so se favorevole sa pure che giorno 4 ci sarà un consiglio comunale apposta. Apposta. Lei cosa se pensa? faccio, ma dove lo Che faccio? Faccio Tarantino. l'amministrazione da sola può decidere o deve coinvolgere il popolo? Dipende pure dagli altri, anche dal popolo, perché purtroppo non è, siamo Daniele potrebbe fare pure tante cose, però poverino purtroppo ha pure le mani legate da tante cose che non possiamo, puntini, 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 che tante cose. Allora, signor Duca, lei adesso dove se ne va? Me ne vado a mangiare e poi mi riposo un po', se posso dormire, dormo un poco. Va bene, allora Sono salutiamo. contentissimo Maria, poi ci incontreremo ancora, faremo pure degli interventi ancora per tutto febbraio, per tutto maggio. Ah, signor Duca, Dimmi, che ne dimmi. pensa Dimmi, di questo? Lei cosa sta facendo per questa epidemia del Bah, coronavirus? è vero, in parte è verità, però in parte stiamo creando allarmismo una volta con l'AIDS, ci sarà il pericolo, cioè non lo neghiamo, però Ma lei cosa sta facendo e noi stiamo lottando, per arginare l'epidemia qui a preghiamo Maratea? Dio, gli angeli, i santi, San Biagio che prendono queste cose, ma secondo le mie cose a Maratea non dovrebbe, a Maratea facciamo cose, se cose ne sono previste a fine febbraio, facciamo, lo dico per telepatia, se non ci stiamo accorti a evitare trombe marine, cose che hanno fatto sconguasso come l'anno passato E signor Duca, e concludiamo, il vento com'è andato quest'anno? Ma il vento pure quest'anno ha cercato di romperci le scatole, ci ha costretto a ritirarci in grotta la notte che ci ritiravamo, ma adesso grazie a Dio, ringraziamo il Signore Cielo. E lei, signor Duca, è vero che la gente vuol sapere che lei, per paura del vento, porta le pietre nelle tasche? No, le pietre nelle tasche no, abbiamo il giubbino, non ci fai niente con le pietre, abbiamo il giubbino pesante, che mi ha fatto che il vento me l'ha fatto pure l'ombra sotto l'anno scorso per il suo ventaccio maledetto. Queste sono forze sataniche, questo non è un cataclisma naturale, sembrava la notte dei morti viventi. Quella proprio. Allora, signor Duca, possiamo rassicurare i marateoti che lei sta lottando per il coronavirus, quindi siamo a ma non posto. Solo per il coronavirus. Sta facendo qualche Ma macumba. vogliamo o non vogliamo? Mo siamo cazzi nostri, scusate le spese, dobbiamo farci un mazzo tanto per fare superare frate il coso, meglio altri colleghi Santoni, perché dobbiamo migliorare le cose, di qui a maggio ci deve essere un miglioramento, abbiamo tempo un altro po', perché ne va della nostra stessa vita, del nostro stesso interesse, siamo arrivati al capolinea, le forze del bene ci stanno abbandonando, ci stanno Vabbè, ma lei, signor Duca, ci deve dare qualche cosa di rassicurazione. Ma no, ma lei c'è la Una rassicurazione speranza, che lei sta lottando. Io sto lottando e ancora devo lottare di più perché ultimamente la stanchezza. Coronavirus, state tranquilli che è l'ultimo problema che a Maratea non succederà, a meno che allora, signore, signori, lo possiamo dire, signor Duca, contro il coronavirus bevete birra di altre marche, quindi no, non bevete bevete Corona. tisane calde, bevete tisane, soprattutto
dovrebbero imparare a lottare contro le forze del male mediante metodi scientifici che un giorno tutto il popolo dovrebbe sapere, insomma. Amici di Piazza Vito! Allora, un saluto dal Duca. Il Duca ha detto: contro il coronavirus bevete birra, bevete vino, non bevete birra Corona. Lasciatela stare. Non bevete roba adulterata. Auguri, Paurello. Auguri pure, Paurello, a buon anno, mi piace, eterno riposo, diciamo, eterna gloria, Paurello. Tu non hai nessuno che si chiama Biagio, no, Bia Mario, Biagio. No, niente Biagio. E auguri pure al cantante lontanissimo Biagio Antonacci, auguri. Allora, signor Duca, con quel saluto, viva San Biagio! Viva San Biagio, oggi e sempre. Prima Dio e gli angeli, prima il Signore e poi San Biagio nostro. Amici di Piazza Vitolo, il Duca se ne va, alla prossima. Alla prossima, anzi, dobbiamo attrezzarci per fare ancora un'altra cosa, una specifica.